Nel prossimo video sull'esperimento di Fizeau c'è una piccola imprecisione. Infatti, io ho detto che la luce, quando passa, si propaga nell'acqua, perde un terzo della sua velocità rispetto al vuoto. Questo non è vero, perde un quarto della sua velocità. Infatti, l'indice di rifrazione dell'acqua è definito come il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nell'acqua, in questo caso. E quindi, se noi vogliamo calcolare la velocità della luce nell'acqua, con la formula inversa, troviamo C diviso l'indice di rifrazione dell'acqua. Siccome sappiamo che l'indice di rifrazione dell'acqua vale 4 terzi, vale circa 1,33, allora la velocità della luce risulta essere i 3 quarti di C. Quindi in pratica il 75% della velocità della luce nel vuoto. Quindi la luce nell'acqua perde un quarto, e non un terzo, un quarto della sua velocità rispetto al vuoto. Comunque questo piccolo errore è del tutto inessenziale ai fini della spiegazione dell'esperimento di Fizeau che sta nel prossimo video.